Eccolo Steve Adonai, ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, aziende nel canale, un altro baby insieme in cui dobbiamo assolutamente parlare di un piano che avrebbe elaborato Elkan per esonerare Allegri e che sta appunto attuando negli ultimi mesi, e poi le ultime parole clamorose di Zidane perché vuole tornare in panchina addirittura a giugno o addirittura prima, quello che ha fatto trapelare. E non ultimo, la tabella che sbugiarda definitivamente Allegri, che non è mai o quasi mai arrivato in queste 11 stagioni tra Milan e Juve, diciamo al secondo posto come attacco e miglior difesa, ma soltanto 4 volte su 11. E tra l'altro in quelle volte aveva la rosa più forte in assoluto in quel campionato, con bocche da fuoco davanti da far invidiare tutto il mondo. Parto con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi. Benvenuti in community, lo Steve Adonai vi accoglie con un grande abbraccio. Forte forte, un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande entusiasmo. Allora, partiamo dalle parole di Zidane, che clamorosamente è intervenuto nuovamente a un'intervista in privato e ha fatto capire a tutto il mondo ormai che tornerà ad allenare, e salvo appunto l'abdicare al trono da parte di Ancelotti al Real Madrid e quindi lo spostamento suo in Brasile, la sua candidata numero uno come panchina, lo ha sempre detto, è la Juventus, perché lui vuole allenare tre squadre: il Real Madrid, che l'ha già allenato, la Juventus e la nazionale francese. Lo ha ribadito in maniera perentoria nell'ultima intervista. Ripeto, lungi da me da dire che è fatta, che viene da noi, però almeno una cosa sembra certa, che avevo ragione da quando cominciai a parlarne a maggio, che c'erano comunque dei contatti continui tra Elkan e lui. Tra l'altro sono uscite le notizie da poco che addirittura è sondato come personaggio di spicco all'interno del roster o del management della Formula 1, quindi vuol dire che comunque ha avuto accordi con la Exor. Chiudo questo capitolo e apro l'altro, cioè quello che riguarda il potenziale, perché ovviamente non ne siamo certi, sono sempre nel campo delle ipotesi che vi riporto io, ovviamente mettendoci la faccia, del possibile piano, progetto, diciamo dietro le quinte, orchestrato da Elkan per esonerare Allegri bypassando la clausola del contratto di Allegri. Perché, ricordiamolo, tutti se lo stanno chiedendo, com'è possibile che Allegri sia ancora lì in panchina, nonostante i fallimenti di questi 18 mesi, nonostante l'uscita dalla Champions League, nonostante le umiliazioni più incredibili della nostra storia del calcio, e soprattutto ricordandoci che lui è arrivato soltanto quarto l'anno scorso, quest'anno rischia di uscire dalle coppe, ma perché? Perché c'è questa penalizzazione di 15 punti che va addirittura contro la legge governativa. Quindi spiegatemi voi com'è possibile che Elkan spenda buone parole per i PM che ci hanno condannato ingiustamente sulle plusvalenze, che sono regolari, l'ha detto anche Gravina, e sulla manovra stipendi, che è stata fatta con la trasparenza più grande possibile verso la FIGC e la Lega Serie A, perché Casini e Gravina sapevano tutto di come abbiamo fatto a dilazionare i pagamenti degli impiegati, cioè dei calciatori. E tra l'altro non c'è nessuna norma che vieta il pagare i giocatori anche a fine contratto. Cioè, tu hai un contratto con De Sciglio che vale 1 milione a stagione per 4 anni, faccio per dire, tu gli devi dare quei 4 milioni alla fine di quei 4 anni lì, punto. Quindi Elkan ha speculato su tutta questa situazione, mettendosi però alle spalle della gente con due attributi così, due legali, gli ultimi che ha messo dentro, appunto, che vi ho detto, che lavorano spesse volte in Inghilterra, e Ferrero e Scanavino, che sono due esperti contabili e amministratori di grandissimo livello, di cui Scanavino, ricordiamolo, è stato nel gruppo Gedi fino adesso e lo è ancora, e Ferrero era nel Tribunale di Torino. Quindi non a caso si è andato a scegliere due persone fondamentali per poter mettere questo teatrino qua. E non mi meraviglierei se Elkan ha studiato esattamente la quota dei 15 punti per scegliersi una totale di punteggio per impedire ad Allegri di arrivare qua. Perché ricordiamoci, con la rosa che ha la Juventus, anche con un meno matto come lui, arriverebbe quarto anche un pazzo. Quindi con 15 punti in meno, diciamo che gli dai una bella zavorra addosso, anche psicologica. Ripeto ragazzi, siamo sempre nel campo delle ipotesi, però mi sono arrivati dei virgolettati, delle intercettazioni che non lasciano scampo come si dice, a interpretazioni, cioè del tipo, ragazzi, così è l'unico modo che abbiamo per non farlo arrivare quarto. Cioè robe che non lasciano, ripeto, scampo a interpretazioni. Ditemi cosa ne pensate voi, e tra l'altro adesso vi lascio a una piccolo, diciamo, inciso, una piccola intervista che ho fatto a Gianluigi, che si è tornato a trovare nel canale. A dopo ragazzi!
Eccolo Stivalo Mai, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, Arzino nel canale, vi ho fatto una sorpresa stasera e ho riportato Gianluigi nel canale, un abbraccio. Ma buonasera ragazzi, come va? È un po' che non ci si vede. Non ho fatto le vacanze io, a differenza di qualcuno. Vabbè, Allora, che sempre in giro visto che sei nelle stato varie attivo, location. hai tenuto il cervello super attivo, ti facciamo subito delle domande, Gianluigi. Allora, cosa ne Vai. pensi di quello che è successo con la procura e questa condanna alla Juventus sulle plusvalenze e la manovra stipendi? Saluto i tuoi follower, tutti, Giancarlo e tutti gli altri. Giancarlo, solito, e tutti gli altri. Praticamente, attualmente non c'è nessuna norma che decida che tu, allora, una squadra non può essere condannata. Se una squadra viene assolta, come la Juve che sta assolta la prima volta, non può essere condannata. Cioè, ma condannata nello stesso anno 2 volte, perché non c'è Giusto. una norma che dica tu devi mettere un limite per le plusvalenze, devi fare 300 milioni per dire, o 30, a parte che le plusvalenze della Juve sono molto più basse. Ci sono 3 gradi da fare. Il primo è quello del CONI, che potrebbe azzerare la Cioè, ma ridarci i 15 punti. Sì. C'è il secondo step, che è quello del TAR, che quello sarebbe ancora più grave, perché se vai al TAR fermi completamente il campionato. Il terzo step è quello della Corte Europea. Ho visto che non ha fatto irregolarità. Io però, come mai? Allora mi devi dire anche, cioè, ma mi devi portare anche i bilanci degli altri. Allora, ma se John Ekan va alla Corte Europea, va a beccare tutte le squadre. Sì. E quindi vuol dire indagare su Napoli, facendo Osimhen, Inter nel 2015, i famosi 50 milioni con i giovani della primavera. È il primo che deve fare silenzio. Perché anni fa, se ti ricordi, gli hanno permesso in 25 anni di pagare i debiti della Lazio. Sì, è vero, rischiava il fallimento totale la Lazio e gli hanno Te lo permesso di ricordi? salvare. Sì, è Io vero, me lo ricordo bene quella faccenda lì. è vero. Anche De Laurentiis ha fatto il falso in bilancio dicendo che è a zero, in realtà è meno 52. Quindi, Esatto. tracciandoci a questo discorso, no? Visto che si ripartirà da zero con un ciclo nuovo, chi vedi come candidati alla panchina? Hai sentito di Zidane in Formula 1? Sì, anche altri nomi papabili, De Zerbi, Gasperini, Conte. O lo metti direttamente in squadra senza andare in Ferrari. Quindi potrebbe essere anche un modo per sviare il discorso, di far pensare che va in Formula 1 e poi ce lo ritroviamo giugno, luglio per il centenario. Può essere, ci sta. Penso che siano o lui o Conte. Perché Elkan stravede per quei due, l'ha detto più volte, quindi Sì, sicuramente verremo facce nuove, presidente, il vice, il direttore generale, il il DS, direttore DS, bravo. perché che Rubini se ne va a fare un giro, perché non Si parla di Giuntoli e di Massara. Abbiamo finito per oggi, Gian, quindi ti ringraziamo e ti aspettiamo davvero calorosamente al più presto. Un bacione dalla community. Ok, ciao ciao. Ciao Dan.